è recuperabile. Ma io dicevo, ma Seveso fa scuola a questo punto, perché cioè, tra sì. disastro, Tutti tra sanzi, Seveso, ci sono stati tanti altri. Cioè, siamo dei cafoni veramente. Non fate la legge, si può. Tutte queste sostanze, adesso per esempio la diursina, proprio dopo Seveso, a 20 anni da Seveso, è stata riconosciuta come cancerogeno, certo a livello multiorgano, quindi fa aumentare tutti i tumori. Nel 2001, questo è anche interessante, tutte queste sostanze rientrano tra i cosiddetti COPS, cioè composti organici persistenti, che diciamo, gli stati si sono accordati per metterli al bando, per ridurre la produzione intenzionale e evitare la produzione intenzionale, scusate, con i policloro dei fenili, e ridurre il più possibile la produzione non intenzionale attraverso delle misure chiaramente di controllo e di restrizione. E la cosa interessante, ecco, questa è la prossima. Dobbiamo andare alla prossima, volevo chiedere sì, una cosa. Certo. Circa 3 mesi fa è bruciata qui una ditta di trattamento del rifiuto. E diciamo il commento, cioè, l'ARPAT stavolta ha trovato le diossine, di solito non le trovo, però diciamo il titolo che è comparso sulla stampa è che erano state trovate delle diossine però non tossiche. Ah. E come commenta questo? Ma allora, dunque, le diossine hanno, diciamo, sono state classificate, non hanno tutte la stessa tossicità, ok? Quindi la tossina più tossica in assoluto è la TCDD di Seveso. Poi, nel 2009, un policloro bifenile, un altro, sono stati classificati ugualmente pari alla diossina. Gli altri composti hanno, e lì ci sono tutte delle tabelle, una tossicità che è lievemente inferiore, anche di molte volte inferiore alla diossina di Seveso. Se però di quelle sostanze ce n'è una grande quantità, la tossicità totale può essere pari a quella della diossina, non so se mi spiego. Per cui il fatto di dire che non so, erano meno tossiche, sì, erano meno tossiche, però intanto vediamo quanto ci sono, e comunque della diossina se ne fa tranquillamente a meno. È un problema di quantità, quindi. Ecco, è un problema di quantità e anche loro, della tossicità. Loro non ce l'hanno detto. No, l'hanno detto. Hanno detto che era pari a quella che si riscontra nelle aree del Nord America non soggetta a sviluppo industriale, quindi hanno detto che non erano tossici. Vabbè, però bisogna vedere questa che cosa si aggiunge, perché qui non è cercare di dire che non c'è rischio, che non ci sono pericoli, che poi se uno va a scavare a fondo, poi si accorge che gli inceneritori hanno sforato, che i sistemi di controllo non erano adeguati, no? Cioè, per cui hai capito, il mandato è quello di dire che va tutto bene, di stare tranquilli, ecco, nessuno mi viene a dire sì, preoccupatevi. Un po' come quando il governo diceva che non c'era la crisi, tanto per chi si Ma vale bene la frutta, ma allora le diossine non si prendono attraverso la frutta. Sicuramente, diciamo, se c'è un'emissione acuta, non bisogna consumarsi della zona, eccetera. Però la diossina si assume soprattutto attraverso cibi quali i grassi, la carne, il latte, le uova, perché rimane nel terreno. Le galline raspano, mangiano attraverso i vermetti, eccetera, eccetera, si accumula e poi dopo noi mangiando la gallina, quindi quella che si può prendere attraverso la verdura, per intenderci, non è una cosa che si... è quella che si può depositare in quella, per quell'evento acuto, e certamente se c'è stato l'evento acuto non bisogna mangiare. Quindi non c'è un alimento esente da questa spada di Damocle, no? Perché la verdura assorbe dal terreno, le uova, la gallina mangia, cioè voglio dire, alla fine, no, se no io seguo una dieta, assorbono più
però hai capito, non è che uno non può andare, cioè io non voglio che adesso usciate, forse sto dando perché magari non mi rendo conto delle, però queste sono le, comunque queste sono notizie che voi potete verificare. Le diossine si assumono per la massima parte, ci sono tutti i lavori, poi vi do un sito, potete scaricarvi, è tutto in italiano, vi potete documentare, si assumono attraverso i cibi animali, quindi il latte, la carne, chi è vegetariano assume certamente meno diossina di uno che invece mangia, che è carnivoro, che mangia, per cui il vegetariano in questo senso è protetto, assolutamente protetto. Cioè, allora, mi fate delle domande, io per darvi delle idee, poi non posso essere certo, cioè, ci sono anche, c'è chi è vegetariano e segue una dieta assolutamente equilibrata, perché vegetariano vuol dire mangiare fagioli, mangiare proteine sì, vegetali. Però se poi ti mangi la verdura coltivata nei terreni contaminati della camorra a Salerno, magari sì, ma anche la ci rimetti più, cioè, quindi ci sono i pesticidi, è tutto. Cioè, allora, il problema, no, quello che io vi ho cercato esatto di darvi all'inizio, non è un problema che è solo quello di chi vive sotto l'inceneritore, capito? Non quello, ma quello che vive. E tutti comunque beviamo l'acqua dell'acquedotto, dove ci sono i residui comunque dei pesticidi. Guardate i rapporti dell'ISPRA sulla presenza dei pesticidi nelle acque superficiali e nelle acque profonde italiane, c'è da mettersi veramente da restare i capelli in testa. Cioè tutti noi siamo esposti e quindi io dico, certo è utile una tutela personale, scegliere, imparare a non comprare prodotti, a quello che ci si dà, anche le creme solari, le creme di bellezza, hanno sostanze anche lì assolutamente conservanti, di tutto, di più. Per cui, però, come dire, non può essere una salvezza individuale. Ecco, perché l'aria non la possiamo scegliere e l'acqua del rubinetto non è che possiamo, cioè va visto secondo me il problema degli inquinamenti in questa maniera più complessiva. Non so se riesco a darvi, per cui stasera parliamo di incenerimento ed è fondamentale perché è un rischio evitabile che si aggiunge a tutti gli altri rischi. Quindi da qualche parte bisogna cominciare, io non è che sono qui per demoralizzarvi, però secondo me non ha senso pensare che il problema si esaurisca qui, ecco, purtroppo, magari, e poi non si esaurisce perché tanto ce li fanno e ce li raddoppiano, quindi. Quindi il raddoppio dell'inceneritore lei lo boccerebbe a ma priori. Lo boccio, per carità di Dio, io quello assolutamente, guarda, ogni combustione è pericolosa. Quindi bisogna scegliere la strada della riduzione dei rifiuti, del riciclo, addirittura i pannolini si possono riciclare, si dà posti di lavoro, questa è la cosa assolutamente ormai che non dimostrata. E però anche le cose dimostrate non sono sufficienti a far fare delle scelte politiche adeguate e coerenti, è questo che è lo scandalo secondo me. Manca un pezzo di educazione. No, manca qualcos'altro, guarda, no, perché non è questione di educazione. Rammentava la Danimarca, io ci sono stato spesso e volentieri, sono 50 anni, se non secolo, anche a noi, ecco. Sì, sì, ma anche i paesi del nord hanno seguito certe, hai capito, però poi, hai capito, cioè, poi si sono ricreduti, ma anche negli non crediate che cioè, l'Italia è particolarmente col bollino nero, ma non è che nel resto si brilli, ecco, sì, questo sì, che voglio dire, sicuramente ci sono delle tutele. Cioè le porcate, scusate, che ha fatto l'Ilva Taranto da un'altra parte non le avrebbe fatte di sicuro, ecco, questo mi sembra che sia evidente sotto gli occhi di tutti. È un discorso di ricatto occupazionale. Io ho fatto il militare a Taranto 35 anni fa, mi domandavo cos'era questa roba rossa sui davanzali, e questi mi dicevano, è l'Ilva, sono i fumi dell'Ilva, 35 anni fa. Quindi dopo 35 anni è rimasto tutto siamo, così, sì, c'è il discorso che bisogna lavorare, e c'è questo, e quindi hanno convissuto questa realtà, sono stati costretti, non lo scorsoio alla gola, insomma, per tutti. Certo.
E una domanda, Teresa, sì. Poi la lasciamo. No, dunque, collegando sempre a quello che ha detto Andrea, 3 mesi fa ha preso fuoco una ditta qui, ma l'anno scorso a luglio ha preso fuoco la Lonzi, sempre in zona. Hanno fatto delle analisi e le fanno sempre sulle verdure a foglia larga, va bene? Dicendo che sulle foglia larga c'era 3.9 con la misura che sì, ha detto sì, lei, sì, eccetera, sì. Quando il massimo consentito era 0,4, perlomeno sulla tabella era questo. Dice, sul terreno la diossina non è stata trovata. Com'è possibile che se una foglia di lattuga è a 3 cm dal terreno, lì ci sia la diossina e lì sotto non ci sia nulla? È una cosa che, perché io poi su questo ho telefonato, hanno telefonato a lei e abbiamo avuto il numero di Paolo Rabitti, dell'ingegnere, quindi abbiamo telefonato a lui, abbiamo mandato un'email, lui ci ha risposto dicendo che le diossine si dimenticano dopo 10 anni, si dimenticano, quindi invece qui il dottore Strusi dell'USL, 6 di Livorno, ha detto che le diossine esposte alla luce dopo 20 giorni si dissolvono. Cioè, bisogna chiedergli che porti la documentazione scientifica ascolti dottoressa, senta, dall'altro anno che no. Vorrei fare questo. Dunque, avevamo intenzione di chiamare lei, l'ingegnere Rabitti che mi ha detto qualche mese fa che sarebbe venuto, e organizzare un convegno che è a Livorno su una cosa del genere, invitare i politici di Livorno e che ci sia uno scatto, e naturalmente anche i dottori dell'USL, perché se questo mi viene qui mi deve portare anche la documentazione, perché naturalmente noi gli chiederemo questo. Quindi magari ci sarà un contraddittorio tra lei, l'ingegnere e queste persone, che non so chi è che ha dato la laurea a queste persone, che sono usciti con queste fregnacce, insomma, io le posso definire in un'altra maniera. Addirittura la gente a casa mia, che non sono stati avvisati, loro hanno fatto la conserva tranquillamente, c'erano 500 piante di pomodori, hanno fatto la conserva, l'hanno regalata alla gente, poi mi sono accorto che l'hanno fatto seccare le piante e gli hanno dato fuoco. Quindi io personalmente gli ho detto guardate, penso che abbiate messo nell'aria la diossina, c'era sopra. Allora Rabitti mi ha risposto, io non le bruciavo e nemmeno le sotterravo, perché qualcuno l'ha macinate e l'ha messa in terra, quindi quest'anno ci ha disseminato sopra. Questo ho capito, ma guardate che si sta mangiando, che ci sta mangiando, sono 80 orti, quindi qualcuno ci avrà un parente, se non un amico, qualcuno ha mangiato la biocca, ha mangiato i pomodori quest'anno, ha mangiato quello che ha mangiato. Ora la mia domanda, che era quella, possibile che un centro di terra c'è la diossina e in terra non c'è? Ma anche lì, allora, trovare la diossina nel terreno è difficile nel senso che magari la foglia può funzionare da deposimetro, se fai una misura diciamo molto puntuale sul terreno può essere più difficile trovarla, anche perché se tu vai a cercare a prendere il terreno che era sotto quella foglia di diossina, la diossina si è depositata sulla foglia. Sotto no, ma accanto. Lì bisogna vedere come hanno fatto i prelievi e quanti ne hanno fatto. Come hanno fatto? Se hanno fatto attorno a punto loro, hanno detto che non c'è. Questo può essere molto da... È tutto molto discutibile, la diossina è molto difficile, proprio perché è una sostanza, ripeto, si misura in miliardesimi di milligrammo, diventa difficilissimo anche, ci vogliono strumentazioni, però il fatto che non l'abbiano trovata, voglio dire, non mi sento affatto rassicurata. Se loro mi fanno vedere un esame, qui non c'è, dico vabbè, però se l'avete trovata sulla foglia, da qualche parte poi ce ne sarà comunque. Allora, se avessimo informato queste persone in maniera corretta, va bene, quest'anno loro non avrebbero seminato in questi orti. Questo mi sembrava un attimino, perlomeno avrebbero deciso di fare una cosa. Si asposta 30 centimetri di terreno e compagnia bella e si semina magari 30 centimetri sotto. E poi bisogna capire quel terreno che hai esportato dove lo porta. Dove si porta? Cosa mi devo dire? Io sollevo un problema e due dove lo porta? Quindi, Comune di Pisa, dico, se questa gente fosse stata informata, se l'altro anno avessimo fatto questo convegno, fossero stati invitati,
era un discorso di informazioni e magari a riunioni del genere invece di essere in pochi nel dire magari siamo stati in tanti, anche per educazione prendere coscienza di quello che sta succedendo, ci sta succedendo, poi ci può sempre porre anche vincenitori e raddoppio vincenitori, se la gente è cosciente vorrà dire che si andrà laggiù e non si farà questo vincenitore se la gente è cosciente, se prende coscienza, non sa cosa ne si dà da mangiare, non arrivano le informazioni, perché gli oncologi, dottoressa, ci sono anche qua. Vabbè, dato che lei ha detto che non vuole più parlare, non vuole più andare a incontri con i politici, ma penso che anche suoi colleghi sono molto restii per un discorso, chi lo sa, di prestigio, che cavolo ne so, perché lì ci sono stati messi perché ce l'ha messo il partito, Tizio Caio Sempronio, evidentemente sarà così, oppure perché più che ci si ammala e più che si guadagna, forse questo è il problema, più che ci si ammala più si fa da dottori e più ci si, si e loro guadagnano. Forse questo è il tutto il trucco del discorso. Una cosa, avevo tolto la diapositiva perché sono già troppi così, però tutti gli oncologi d'Italia che sono iscritti all'AIOM, che è l'Associazione Italiana di Oncologia Medica, hanno ricevuto un volume che abbiamo scritto un gruppo di medici, di oncologi, ancora 2 anni fa e lo scaricate gratuitamente dal sito dell'AIOM. Questo testo è in italiano, c'è tutta la bibliografia, si chiama Ambiente e tumori. Questo è un progetto che diciamo siamo contentissimi di aver fatto, perché poi diciamo siamo andati negli ordini dei medici, nelle sedi, anche sia i medici che i cittadini, dove a presentarla. Io, tanto per intenderci, ho fatto un capitolo, il capitolo sugli inceneritori. Ecco, penserete che abbia parlato bene o male degli inceneritori. E lì non ho parlato come, che ne so, medicina democratica, che sono di missione democratica, di altro. Ho parlato, è un articolo che è uscito sotto l'egida dell'AIO, quindi di una società scientifica, e ci sono sugli articoli sulle centrali a carbone, sul problema dell'inquinamento delle acque che l'ha fatto Michelangelo Bolognini, perché come oncologi abbiamo preso coscienza di dire qui ci deve essere una relazione, non possiamo parlare solo dello stile di vita, diamo informazioni ai nostri colleghi e però anche a tutti i cittadini, perché è scaricabile dal sito dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica. Questo è uno strumento di conoscenza, però credete che qualcuno, e ci abbiamo lavorato 2 anni ovviamente in maniera assolutamente gratuita, intendiamoci, ci siamo trovati a Milano ma senza nessun rimborso neanche del viaggio, ma perché ovviamente credevamo in quello che facevamo, per dare degli strumenti, delle informazioni scientifiche serie e valide. Però è qualcuno, qualche, cioè, immagino che nessuno qui questa cosa la sapesse, e però è una cosa importante da far vedere. Io l'ho portata al mio sindaco, gli abbiamo, mi spiego, l'abbiamo, uno lo può scaricare, stampare, lo rilega e lo portate al sindaco e gli dite guardi, per esempio, è conoscente, è un medico, il nostro ecco, appunto, è un oncologo, cos'è? Lui è un anatomo e si dà per un oncologo, quindi normalmente allora, dovrebbe capire qualcosa, invece purtroppo in 10 anni non capisce nulla. Lo cercate, ambiente tumori coordinati dal mio collega di Forlì che si chiama Ruggero Di Dono. Ci ha chiamati in tantissime sedi, Padova, Firenze, per presentarlo negli ordini dei medici, perché anche i medici stessi, io stessa, non mi vergogno mica, io ho aperto gli occhi su questo problema, ma sono una decina d'anni, non di più. Perché ognuno, hai capito, vive nel suo mondo, io curavo i miei pazienti, facevo soprattutto l'ematologia ed ero presa da quello. Anzi, ero convinta che l'incenerimento risolvesse i problemi, non mi vergogno di dirlo, perché si fa l'energia e poi dopo ho cominciato a studiare, ho cambiato idea. Quindi se uno è in buona fede è anche capace di, secondo me, di dire sì, qui c'è, cambio idea, perché non ero informata. Però le informazioni uno le mette insieme e se le trova. Scusi, se a livello scolastico un'informazione del genere passa? No, non passa niente, guarda. A me mi hanno chiamato nelle scuole da Forlì, che la gente mi conosce,
Però quando uno dice che sono queste cose scomode, anche se le dice in maniera più, adesso con voi, non dico i ragazzini, magari usi un altro linguaggio, però guarda, mi chiamano una volta e poi mi hanno evidentemente messo un bollino e questo, cioè capito? No, quello che secondo me dovreste capire è che non vogliono, non si vuole, il sistema non vuole che la gente colleghi neuroni. Dottoressa, lei mette ansia, quindi non la chiamano più, capito? No. Sì, anche questo, ma non detto anche questo, perché uno poi magari... No, no, io andiamo avanti perché c'è da andare tanto avanti. Parlando di scuole, se si va nel liceo di Cecina, c'è la sponsorizzazione della Sorbet. Ah, sì. Non mi chiameranno mai me a presentare il libro, questo libro. Guardate, è sempre rilegato. È sempre rilegato, è stato stampato in questi giorni. Non mi chiameranno mai, ma è normale che non mi chiamino mai, perché hanno la sponsorizzazione della Sorbet. Sorbet, Finmeccanica. Campagna di carbonara. Sorbet, Finmeccanica Co. Sono i principali sponsor del liceo Fermi di Cecina, la scuola di eccellenza da Antignano a Piombino. Ha detto che si metterebbe le scuole. Ora andiamo avanti con il ragionamento perché dobbiamo ancora fare tanta strada. Io ho da dire cose essenziali sul cloro, no? Abbiamo parlato finora del policloro di fenili, no? Eccetera, eccetera. La diossina è un altro derivato del cloro, eccetera, eccetera, no? A Rosignano un nuovo impianto cloro che gli durerà almeno 60 anni, signori compagni, l'hanno costruito nel 2007, un nuovo impianto cloro, e non sanno cosa farci con questo cloro, no? E dopo, se c'è tempo, vi spiegherò perché, no? Vabbè. Possiamo andare avanti perché già ancora, abbastanza. Ecco, questa è molto importante. Che cos'è questa? Questa è la cartina aggiornata due giorni fa, dal 16 settembre, dei paesi che hanno ratificato la Convenzione di Stoccolma. La Convenzione di Stoccolma è una convenzione che è partita nel 2001 di tutti gli stati che hanno detto bene, davanti a questi POP, composti organici persistenti, dobbiamo fare in modo di fare leggi che evitino la diffusione, la produzione, perché una volta che li abbiamo fatti non ce ne possiamo più liberare. E l'obiettivo della Convenzione di Stoccolma, il primo punto è proteggere la salute umana dai POPs, ok? Fra cui rientrano le diossine policloriche. In bianco ci sono i paesi che non l'hanno ratificato. Ti pareva? Allora, c'è l'Italia, l'Iraq e gli Stati Uniti d'America, abbiamo qualcosa in comune. Guardate, il Sudan, questa è la... Allora, queste cose i nostri politici, poi vi farò vedere, abbiamo fatto una campagna per la difesa del latte materno dai contaminati, dalla diossina, perché la diossina passa nel latte e via dicendo. Queste cose le abbiamo andate, siamo andati a Roma, le abbiamo fatte vedere, abbiamo scritto a Fini, al Papa, ancora quando c'era Fini, eccetera. Ecco, tutto nel... Scriviamo a questo, forse è un po' più aperto, forse capisce qualcosa di più. Mi sembra di vedere. L'America, io pensavo che Ti stupisce. Forse sono peggio che ci sono e li producono. No, ecco, quando vi dico, non è che hai capito, siamo in buona compagnia gli Stati Uniti d'America. Ci sono gli articoli sul problema della contaminazione del latte materno. C'è un articolo di colleghi americani, medici, che dicono si sa quanta diossina c'è,
nel latte delle mamme ungheresi, delle mamme, capito, dei paesi più sperduti, e non sappiamo quanta diossina c'è nel latte delle mamme degli Stati Uniti. Questi sono esami scomodi, informazioni scomode. Sì, ma che la Cina abbia aderito a questa ratificazione non ci credo. Che la Cina abbia aderito a questa ratificazione. Comunque tu, hai capito? Il paese più inquinante con meno dispositivi anti-inquinati del mondo. Ascolta, non è... No. Vabbè, intanto ci sono dotati di strumenti legislativi. Il Belgio, che è quello che aveva più diossina, tutti gli scandali, si è dotato adesso, le mamme belghe da 20 anni a questa parte hanno, diciamo, più che dimezzato la diossina che c'è nel loro latte, perché ci sono degli strumenti perlomeno legislativi che ti permettono, se vuoi, di diciamo rendere stringenti delle norme. L'Italia se lo sogna di ratificarlo, e questo nessuno lo sa, nessuno, hai capito, non è che fa parte dei programmi dei nostri illuminati governanti, ridurre l'avvelenamento delle popolazioni, perché qui siamo di fronte a un avvelenamento sistematico delle persone. La prossima. Basta che andiate sul sito Convenzione di Stoccolma, c'è la lista, l'ho cliccato, l'ho fatto io, viene, è disponibile per tutti ed è continuamente aggiornata. Per cui io avevo la cartina di qualche anno fa e c'erano meno paesi, adesso siamo rimasti veramente sulla punta di una dita, però l'Italia è fra questi. Ci ho dato il cappello sponso. Sì. Allora, quello che vi dicevo, quindi, è peggio. Il problema, vabbè, adesso non parliamo di questo, se no ci perdiamo. Io volevo finire almeno di darvi delle informazioni, poi le diapositive ve le lascio, ve le potete. Quindi le diossine contaminano per esempio i pesticidi, eccetera. Quelli che più ci interessano stasera però sono quelli che escono dai processi di combustione, perché non è detto che le alte temperature distruggano le diossine. Le diossine si riformano anche nella fase di emissione. Sono molecole quindi che ricadono, contaminano il foraggio, le mucche che mangiano, le galline che raspano, contaminano gli ecosistemi acquatici, e quindi alla fine ce le ritroviamo sulla tavola. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Nei nostri stessi corpi, è l'unico modo tragico che le donne hanno è di trasmetterle attraverso sia il latte che attraverso il cordone ombelicale, che vengono cedute insieme agli altri sostanze inquinanti che abbiamo addosso. La prossima. Ecco, qui quando siamo andati, lo vedete, per chiedere la ratifica della Convenzione di Stoccolma e che ci sia questo biomonitoraggio sul latte materno. La prossima. Ecco, questo è interessante perché, ve lo faccio vedere, è una cosa recente che poi la potete scaricare, tutto un rapporto anche qui, io ci ho lavorato come ordine dei medici più di un anno e mezzo, è stata una cosa tragica che non farei mai più per niente al mondo, perché eravamo ordine dei medici, ARPA, comune, provincia e ASL. Che cosa era successo? Autonomamente, con dei altri, diciamo, associazioni, qui ci sono i nostri due inceneritori, noi cosa avevamo fatto? Avevamo fatto, ero andato personalmente a cercare delle galline, a parlare, per fare dei dosaggi, avere questi campioni, farli analizzare, e ogni esame costa dai 700 ai 1000 euro, quindi tutti i soldi erano stati così, volontariamente, per far analizzare questi campioni, sia di latte, soprattutto di galline, di uova, eccetera. E ne avevamo fatti 5 o 6 e abbiamo trovato la diossina in tutti, più alta, più bassa, comunque al di sopra di quelli che sono i limiti stabiliti secondo le direttive europee per la sicurezza alimentare, perché ci sono dei limiti nel latte, nelle uova e via dicendo. Cosa ci dissero quindi conferenza stampa all'ordine dei medici? Presentiamo questi dati, che eravamo allarmisti, eccetera, eccetera. Cosa fa l'ASL a quel punto? Dice, bene, facciamo noi una serie di campionamenti. E voi guardate i pallini
tutti quindi alimenti di allevamenti rurali e anche una serie di campionamenti sui vegetali. I pallini rossi sono quelli, diciamo, che non vanno, che sono ovviamente fuori i limiti della, stabiliti. Quelli gialli sono quelli che superano la cosiddetta raccomandazione, cioè quel livello di soglia che quando uno li trova deve, le autorità sono tenute a individuare le fonti della contaminazione, a ridurle, cioè, e quelli che vanno bene sono i verdi. Quindi questa è la mappa. Questi campionamenti, allora, questi sono gli inceneritori. La mappa di diffusione dell'inquinamento, qui si vede un pochino male, comunque è una sorta di pera capovolta che va in questa direzione. I campionamenti loro li hanno fatti soprattutto lungo una direzione che segue un corso del fiume, il fiume Lago. E vabbè, comunque, la prossima. Ecco, per andare al sodo, complessivamente sono stati fatti 61 campioni, e voi vedete 12 di polli, 24 di uova, fegato, latte, eccetera, eccetera. Su 61 campioni vanno bene, adesso qua ce ne sono 23 che sono, diciamo, nei limiti previsti dalla normativa europea. Su 12 galline ruspanti, guardate, che vanno bene, ce n'è una. Questo è il livello di contaminazione di allevamenti rurali di gente che si fa la gallina, si fa le uova, e magari tutto, anche vegetali su 10 non ce n'è uno che va bene, cioè nemmeno a mangiare il cittadino la scelta, va fuori a cercare le galline per mangiare due per farvi capire, diciamo, l'entità del problema. Davanti a questi dati, perché poi la potete scaricare, quella lassù in alto è il sito dove potete scaricare per intero questa relazione, perché c'è tutta un'introduzione, anche per spiegare un po' le cose che stasera vi ho detto in fretta, la tossicità, cosa sono queste sostanze, insomma potete trovare secondo me degli spunti molto interessanti, e credetemi, è stata una battaglia durissima riuscire a scrivere qualcosa di serio, perché diciamo tutto veniva fatto, addirittura si è data la colpa dell'emissione dei policlorobifenili, addirittura al metano, al fatto che le galline beccavano il contenitore di plastica o mangiavano nel polistirò, cioè le cose più impensate. Poi alla fine, a forza di diciamo rimanere, di portare dati, documenti, eccetera, se voi ve lo leggete è uscita una relazione che ha una sua dignità, perlomeno da un punto di vista scientifico, la bibliografia è compiuto. Fra l'altro, come dappertutto, quando si cercano queste sostanze, ci sono le diossine, ci sono 12 dei 209 policlorobifenili cosiddetti diossinosimili. In tutti questi campioni è prevalente la presenza di questi policlorobifenili, dei PCB, rispetto alle diossine vere e proprie. E la prossima diapositiva vi fa vedere una cosa interessante, che questi sono i vari comparti produttivi. 0,9 è il comparto dei rifiuti. Per i policlorobifenili l'unica fonte identificata di contaminazione del territorio sono gli inceneritori, e fra l'altro questa è quella, poi come ordine dei medici abbiamo aggiunto come proprio una nostra posizione, perché qui è calcolato quando gli inceneritori non erano stati ancora raddoppiati, quindi è perlomeno il doppio. Se uno poi fa con i fattori di emissione, arriviamo ad oltre 7 etti di policlorobifenile all'anno, questi sono 150, quindi per intenderci. E all'inizio si era partiti che gli inceneritori erano assolti, questo non posso garantirvi. Quindi qui ve la potete scaricare, quindi questa. Poi cosa è successo? Poi dopo hanno trovato che in alcuni c'era anche l'allevamento mal gestito, e sicuramente, però per altri assolutamente l'allevamento era ben gestito, non si faceva il palò all'aperto, ma la diossina oltre i limiti c'era in fondo.
Certo, io mi volevo far cremare un domani, se mi faccio dico, mi volevo far cremare un domani. No, è meglio di no. Meglio di no, perché chissà cosa sprigiona. È meglio diventare compostato, farsi seppellire, capito? Sì, Preferisco il compostato ai vermi che rimangono. Sì, fatto per i vermi, guarda, che almeno... No, lo prendo come... Ognuno ha le sue scelte, però anche la cremazione è, capito? È combustione. Andiamo avanti. Allora, ecco, questo anche ve lo voglio far vedere, perché anche questo vi interessa. Perché queste sostanze, diossine, pesticidi, gli ftalati, adesso il bisfenolo, quello che mettono per rendere morte tutte le plastiche, da noi sono per il biberon dei bambini. Però sono tutte sostanze, bisfenolo A, i parabeni che sono nelle creme, cioè sono tutte sostanze estremamente anche diverse se vogliamo da loro, ma accomunate dal fatto di essere cosiddetti interferenti endocrini, cioè sostanze che alterano la funzionalità del nostro sistema ormonale. Questo è il sito dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha fatto un decalogo per conoscere, ridurre, prevenire i rischi correlati agli interferenti endocrini di uso quotidiano. Quindi qui non vi parlo delle diossine, ma dei ritardanti di fiamma, delle carte da forno, di tutte queste cose qui. Cioè cominciate a vedere con un occhio diverso tutto ciò che vi circonda. Ma anche queste hanno sostanze chimiche, capito? I ritardanti di fiamma. La leccata va nel forno per quando c'è il ritardante di fiamma. I ritardanti di fiamma, capito, hanno tutti. Quindi dobbiamo cominciare a vedere, hai capito, ad avere un rapporto con ciò che ci circonda con un'ottica diversa. Allora, andiamo avanti. E quindi quali sono i disturbi, tanto per farvi capire, correlati con l'esposizione a queste sostanze, diossine per eccellenza, ma poi i PCB, i cosi ritardanti di fiamma, c'è tutta una serie di tutta una serie di funzioni che sono correlate sia dal punto di vista soprattutto malattie della tiroide, malattie metaboliche, problemi ad esempio dal punto di vista renale, perché molte di queste sostanze hanno un'azione simile estrogenica, quindi le bambine sviluppano in età sempre più precoce e nel contempo nei maschi c'è una diminuzione della loro fertilità, quello che vi facevo vedere prima. Problemi dal punto di vista immunitario, rischio di malformazioni, diabete, rischio ovviamente oncogeno, danni dal punto di vista cognitivo, neurocomportamentale, e la cosa tragica, ancora più tragica se vogliamo, tragico per tragico, sono i danni transgenerazionali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che queste sostanze non solo agiscono sulla madre, non solo agiscono sul feto, quindi l'esposizione in utero, ma agiscono sulle cellule germinali, cioè sulle cellule, sugli ovociti e gli spermatozoi di quel feto che si sta sviluppando. Il danno viene alterato a quella che è la funzione di queste le funzioni degli organi, vengono alterati anche proprio all'interno degli ovuli, degli spermatozoi, per cui il danno si trasmette attraverso la generazione, anche se cessa l'esposizione. Quindi anche se non c'è più esposizione, se l'esposizione è avvenuta nella nonna, tanto per intenderci, stanno vedendo ancora proprio dei danni nei bambini nati da madri che a loro volta erano bambine quando era stata la cosa di Seveso. Tanto per intenderci, quindi il danno è transgenerazionale. Questo deve far fare un salto sulla sedia a chiunque, perché non è una cosa acuta che finisce con noi e gli altri, ma si trasmettono queste alterazioni. La prossima, ecco,
Allora, l'ultima parte, ecco, questo è quello che vi dicevo, progetto ambiente tumori, è tutto sto volume di 200 pagine, lo scaricate gratuitamente, che abbiamo fatto come IOM, e ci sono tutti questi capitoli. IOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica, quindi se andate dai vostri medici e gli dite scusi, lei l'ha letto, perché è arrivato gratuitamente a tutti. In quanto sono tutti iscritti gli oncologi all'AIOM e questo è arrivato correlato con la rivista Tumori, che è fatto di braccio. Cioè, davvero io credo che noi più di quello che abbiamo fatto non potevamo fare, proprio alla fine veramente. Però non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, quindi vabbè. Allora, quali sono? Ecco, un altro volume che abbiamo fatto come Associazione dei Medici per l'Ambiente. Allora, questo libro è stato, sì, come ISDE, è stato un libro sfigato, lasciatemelo dire, perché anche lì un lavoro di 2 anni, tutto gratuito, un libro che costava anche parecchio, 25 euro, che non è mai arrivato nelle librerie, cioè meglio credo che l'abbiano sabotato. Bisognava che lo comprassimo noi, poi lo presentassimo, però con tutti i rischi poi di farle ricevute, quindi insomma è stata una cosa veramente che non si scarica da internet, quindi non è, e lì no, ed era tutto, io ce l'avevo fatto 3-4 capitoli lì sui rischi dei cosi, le buone pratiche, tutta una serie di, ed è rimasto un po' così, mentre quell'altro obiettivamente è di tutto, qualche copia è rimasto uno di quello, ma assolutamente non ci si può più figurare. Se ma c'è in file, so. Io so come tu lo sai, se c'è in file, c'è in file, io so come pubblicare. Beh, provate a telefonare alla segreteria dell'ISDE 05, boh, non lo so, comunque di Arezzo, Associazione Medici per l'Ambiente 22256 e dire guardi, noi vorremmo sapere perché magari l'editore, tra l'altro con le edizioni medico-scientifiche, insomma, era un libro anche quello molto valido, ecco, indubbiamente, perché è stato uno sforzo. Ah, ma io quello vedi che me li sono comprati, li ho regalati a tutti i miei amministratori, ma non ha sortito effetto, mi dispiace. Allora, quali allora, qui parliamo degli studi epidemiologici, dei rischi per la salute delle popolazioni esposte ad inceneritori confrontate con popolazioni che non erano esposte ad inceneritori, con tutti i limiti che ha l'epidemiologia. Però, di fatto, non è che non c'è letteratura, letteratura ce n'è e ce n'è alla faccia di chi dice nessun rischio per la salute, tutto bene, tutti tranquilli, ci sono direi quasi un centinaio di studi epidemiologici fatti proprio per indagare questo. E vi ho distinto quelli che sono, diciamo, i due grandi gruppi di patologie, hanno indagato patologie tumorali che sono patologie a lungo termine, quindi che vengono dopo 20 anni anche più rispetto all'esposizione, e quelle che sono invece patologie a breve termine che uno vede molto più rapidamente. Ok, e quindi voi lo vedete lì elencato, quindi c'è un aumento di, poi se pensiamo alle sostanze inquinate emesse, alle diossine che sono dei cancerogeni certi ad azione multiorgano, al particolato, ai metalli pesanti, cosa avremo? Avremo un aumento di tutti i tumori, un aumento soprattutto dei linfomi, di questi tumori rari che sono i sarcomi, tumori dei tessuti molli, ma poi tumore al polmone, al colon retto, alla mammella, al fegato. Poi c'è tutta una serie di patologie non tumorali, quindi che si vedono, se uno va a vedere le schede di dimissione ospedaliera magari, eccetera, che sono problemi al sistema respiratorio, danni alla salute riproduttiva, infertilità, aumento di malformazioni, danni alla tiroide, sistema cardiovascolare, diabete. E quello che vi è scritto qua, che ve lo, non bisogna mai dimenticare che
la mancanza di evidenza non significa evidenza della mancanza, cioè se c'è un rischio, se un rischio non lo vedo, non posso dire assolutamente quel rischio non c'è. Può essere che i miei strumenti non siano stati in grado di metterli in evidenza. Questo è un rischio che negli studi epidemiologici si corre moltissimo, quindi non uno studio epidemiologico, anche negativo, non deve assolutamente rassicurare. Andiamo avanti. La prossima. E questa ci tengo proprio a farvela vedere, che l'ho trovata, questo è proprio stato un colpo di fortuna. Quello è un sito di, ufficiale del governo italiano. È stato, sì, del governo italiano. La tabella dice stime del rischio relativo per l'esposizione delle comunità a, aspetta, scusate, vengo qui, se no non viene troppo più, per esposizione a discariche o a inceneritori, effetti sanitari. In alto ci sono le discariche. Per le discariche gli effetti sono soprattutto evidenziati dalla letteratura scientifica pubblicata sul sito del governo, sono le malformazioni entro 2 km dalla discarica, quindi un aumento del rischio di malformazioni, in particolare disturbi del tubo neurale, ipospadia, quindi danni dal punto di vista dell'apparato maschile, danni alla parete addominale, poi, a parte le malformazioni, il basso peso alla nascita, quindi bambini più piccoli, quindi rischi evidenziati per esposizione a discariche entro 2 chilometri dalla discarica. Per gli inceneritori, lo vedete sotto, aumento entro 10 chilometri delle malformazioni, voi lo vedete, solco facciale, displasia renale, ed aumento del rischio per i tumori, quindi tutti i tumori, tumore allo stomaco, al colon retto, al fegato, al polmone, ai tessuti molli e ai linfomi. Quindi questa è pubblicata, è una tabella governativa. Ecco, se qualcuno dice ancora che non c'è, si informi, questo non l'ho certo inventata io. E fra l'altro fa riferimento a una review fatta da Porte Forestieri nel 2009, perché poi ci sono i singoli studi e poi queste revisioni in cui si mettono insieme tanti studi per vedere se sono concordi più o meno, omogenei. La prossima. Ecco, se no vi cancello. Allora, questo per esempio è stato fatto proprio da noi in Italia, questi sono i ricercatori dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, e qui fa vedere un incremento del rischio, studi tutti fatti in Italia, e questo è quello studio fatto a Forlì. Aumento della mortalità soprattutto nelle donne perché sono più stanziali, per tutte le cause, tumori colon, mammella, diabete, malattie cardiovascolari, e poi vedete aumento del rischio di cancro al polmone, quello di Prato fatto per l'inceneritore di Baciacavallo, quello di Fanghi di Baciacavallo, aumento del rischio di sarcomi, linfomi e via dicendo. Quindi questa è tutta letteratura pubblicata, fatta in Italia, studi che hanno dimostrato un aumento di questi rischi. La prossima, ecco, questo anche recente, fatto nel Veneto, un aumento del rischio di linfoma per le donne con più alto livello di esposizione, per diciamo essere residenti in aree sotto la ricaduta degli inceneritori del Veneto, quindi aumento di soprattutto linfomi e sarcomi. La prossima, questo è uno studio enorme fatto in Francia su tutti gli inceneritori francesi, quindi uno studio che poi ha portato gli ordini dei medici francesi a chiedere una moratoria sugli impianti e via dicendo. Anche questo ha fatto vedere un aumento, ad esempio, un aumento di tutti i tumori, soprattutto nelle donne, fra l'altro statisticamente significativo, questi sono i livelli di confidenza, ma poi aumento del rischio di tumori alla mammella, al polmone, aumento del rischio per i linfomi, per i sarcomi e soprattutto, ad esempio, questo che non si era visto da altre parti, estremamente significativo, l'aumento del mieloma multiplo per gli uomini e poi leucemie e via dicendo. Quindi questi
E la cosa interessante che ci ha colpito molto è che questo studio è fatto per esposizione alle diossine, avevano preso come indicatore le diossine, e questo aumento soprattutto nella popolazione femminile, nelle donne, e vedremo che sono gli stessi risultati che si sono avuti nello studio molto più piccolo fatto proprio nella mia città, Forlì. La prossima, ecco, questo è lo studio fatta Forlì. Qui abbiamo due inceneritori, uno per rifiuti urbani e uno privato per rifiuti ospedalieri, che li riceve da, praticamente da tutta Italia. I due cammini sono proprio uno a fianco dell'altro, proprio a poche decine, direi centinaia di metri. Quelle cose più scure è la mappa della disposizione la mappa delle ricadute delle emissioni in base chiaramente ai venti, alle direzioni eccetera. Ecco, questi cerchi sono insomma, lo studio è stato fatto praticamente analizzando la popolazione che era residente 3 chilometri della popolazione residente entro 3 chilometri e mezzo rispetto agli inceneritori, e voi vedete che a seconda della disposizione dei venti ci può essere gente che abita più vicino che è meno esposta di gente che abita più lontano, ma questi che abitano qua non sono stati analizzati, perché chiaramente qui prosegue, perché erano sotto un altro comune e quindi dovevano andare a analizzare. Quindi su questa popolazione, che è assolutamente, diciamo, limitata per un residente almeno 5 anni in questa area di ricaduta, ed è stata analizzata per esposizione ai metalli pesanti, guardiamo la prossima. Ecco, questi sono i rischi che si sono verificati, i numeri che si sono verificati nella popolazione femminile: un aumento del rischio 17, un più 17%, fra parentesi c'è il numero assoluto dei casi che si sono verificati, e la cosa ancora più interessante è l'aumento del rischio, qui parliamo di mortalità, che voi vedete è crescente rispetto al livello di esposizione ai metalli pesanti. Quindi, preso come base il livello di partenza come 1 per un'esposizione inferiore a 1,9 nanogrammi per metro cubo di metalli pesanti, il rischio aumenta del 17, del 26 fino al 54%. Quindi c'è un rischio crescente, in particolare per i tumori del colon retto, dello stomaco e della mammella. La prossima, ecco, vi fa vedere in quella relazione che abbiamo fatto come ordine dei medici, quella della mappa, che questa affermazione non è stata contestata da nessuno, nonostante l'ASL si fosse sbracciata per dire che lo studio di Coriano non faceva vedere nessun rischio, quindi che la gente poteva stare tranquilla. Quando siamo stati alla prova del 9, questa frase è scritta, voi la ritrovate, perché analizzando lo studio di Coriano c'è scritto esattamente: nel complesso si stima che nella popolazione femminile entro 3 km e mezzo dagli inceneritori di Forlì dal 90 al 2003 si siano osservati 116 decessi oltre l'atteso, di cui 70 per cancro. Quindi, se voi fate dal 90 nel giro di 13 anni, nel raggio di 3 km e mezzo abbiamo avuto 116 decessi, più di 10 morti all'anno. Questo non è troppo, eh? Ecco, questi sono i risultati che noi, quando vedemmo questo studio, chiaramente, come era, poi dopo si fu chiesta una moratoria dall'ordine dei medici a livello regionale, Bersani, che era quello delle attività produttive, ci fu una querella, ci furono, poi insomma vanno avanti, raddoppiano, triplicano, cioè io non sappiamo più cosa fare, onestamente è una cosa veramente incredibile. Ah, non lo so. Ah no, ecco, hai detto bene, finché non agiamo sulle cause delle malattie. Nel nostro centro tumori c'è il logo di ERA, che è quella che è quella che gestisce gli inceneritori. Capito? Da una parte siamo messi così. La prossima.
Ecco, un altro tipo di patologia correlata, che è una patologia sentinella relativamente rara, però tipica dell'esposizione a diossine, sono i sarcomi, i tumori dei tessuti molli. Questi sono tutta una serie di studi fatti sia in Francia sia in Italia, soprattutto nel Veneto, poi a Mantova, eccetera, che dimostrano, ecco, come quando c'è un aumento di questi tumori rari, un po' proprio come un tumore sentinella, che vuol dire che c'è stata sicuramente un'esposizione a diossina e che poi si tira dietro tutte quelle altre patologie che sappiamo. La prossima. Ecco, questo è un caso che poi è stato pubblicato di un bambino che era diciamo residente non nel livello massimale, subito in quello submassimale, che è morto, si è ammalata a 7-8 anni di un sarcoma della prostata e poi è morto a 11 anni, che, per il quale poi è stato fatto un processo, io ero ferito per la famiglia, abbiamo portato l'inceneritore in tribunale, il caso è stato pubblicato perché alla fine, studiando in maniera estremamente approfondita questo caso, che onestamente non ero convinta di poter dimostrare, arrivare a una relazione, però raccogliendo la letteratura e tutto il resto, alla fine questo, voi lo vedete, questo tipo istologico particolare può essere proprio, diciamo, un tumore sentinella nell'infanzia, come lo è negli adulti, dell'esposizione a diossine. La mamma aveva sempre mangiato i polli locali, la roba locale. Questo sottotipo è l'unico sottotipo di sarcomi che cresce praticamente in tutto il mondo per la popolazione esposta, di 297 persone all'anno. E questi autori concludono con queste parole che assolutamente, ovviamente, sottoscriviamo: nessun rischio aggiuntivo per la salute pubblica proveniente dall'incenerimento dei rifiuti può essere considerato accettabile. La prossima. Vediamo qualcun altro velocemente, questo che fa vedere un aumento fatto, questo è stato fatto in Giappone, per delle malformazioni, soprattutto dove c'era la massima concentrazione di diossine, quindi c'era un picco che poi si estingueva man mano che c'era meno diossina, quindi era uno studio combinato sia di ambientale proprio sui suoli che sulle malformazioni. La prossima, ecco, questo anche estremamente, diciamo, preciso e importante, perché è fatto uno studio caso controllo fatto in Francia, dove hanno visto un aumento assolutamente statisticamente significativo, soprattutto se l'esposizione c'era stata prima del concepimento, entro i primi 3 mesi di gestazione, per l'esposizione ovviamente quindi delle mamme, l'aumento di malformazioni a livello urogenitale. Quindi sono andati a prendere tutti i bambini che avevano malformazioni, appaiandoli con casi sani, andando a vedere qual era la storia della madre e trovando questo rischio. Quindi un rischio 2.95 vuol dire che c'è stato quasi 3 volte quello che era le malformazioni nelle aree non esposte. La prossima, adesso qui andiamo veloci perché era giusto per darvi, ecco, questo l'hanno fatto in Germania, hanno visto un aumento del rischio delle patologie a livello tiroideo per bambini esposti a inceneritori di rifiuti tossici rispetto a bambini che non avevano inceneritori di rifiuti ma solo diciamo agricoltura industriale, insediamenti industriali, e un terzo gruppo che non era esposto né all'uno né all'altro, e quindi c'è questa diminuzione della funzione tiroidea nei bambini per esposizione agli inquinanti ambientali. La prossima. Questo è un altro fatto addirittura su 450.000 bambini in Giappone, dove hanno 37 inceneritori, hanno guardato la presenza della scuola rispetto agli inceneritori, tutta una serie di disturbi che i bambini lamentavano, dal mal di testa, bambini stanchi, bambini che avevano disturbi di vario tipo, trovando una correlazione con l'esposizione e la vicinanza della scuola agli inceneritori. La prossima.
Questo, ecco, lo studio monitor, quello che vi dicevo, che anche qui l'abbiamo poi fatto tutta una serie di considerazioni assolutamente approfondite come medicina democratica, e comunque si è visto un aumento della mortalità spontanea, un aumento delle malformazioni e un aumento dei nati pretermine. E hanno preso come indicatore dell'esposizione il PM10. La prossima, ecco, questo è l'aumento dei bambini nati pretermine e quindi basso peso alla nascita, tutto quello poi che comporta le nascite pretermine. Stiamo per finire, la prossima vai pure avanti. Ecco, quali sono le conclusioni? Dovrebbe venire anche un'immagine, prova a spingere ancora. Costruire un inceneritore vuol dire ipotecare il futuro. Perché? La prossima. Questo, anche qui un articolo scientifico di Dan Kribel, un grande epidemiologo medico americano, che dice gli inceneritori, che fa un commento nella stessa rivista dove è pubblicato lo studio della francese che vi ho fatto vedere prima, che fa vedere l'aumento delle malformazioni, no? In Francia, per l'esposizione agli inceneritori, e dice questi impianti contribuiscono all'inquinamento globale, al riscaldamento globale, e danno, quindi contribuiscono, diciamo, all'inquinamento, producono tutte queste sostanze, ma soprattutto impediscono la riduzione dei rifiuti e tutte le iniziative di riciclaggio. Perché una volta che questi impianti così costosi, no, strumenti, sono stati costruiti, gli operatori vogliono avere una fonte garantita di rifiuti solidi da bruciare nel loro impianto. E quindi questo vuol dire una continua, diciamo, consumo di risorse. E lui dice, io credo che lo studio che ha fatto la Corte, i rischi sono talmente grandi che assolutamente non si può diciamo, continuare su questa strada. E questo è assolutamente fondamentale, questo concetto, che non è così un concetto del primo che fa. La prossima, ecco, questo per dirvi che esiste questo sistema dell'Unione Europea che inquina paga, questo software che calcola per ogni inquinante quanti sono i danni per la salute. La prossima. E questo ancora vi fa vedere come per ogni tonnellata di rifiuti portata alla discarica all'inceneritore, per le discariche i costi, che nessuno calcola mai, perché sono i costi esternalizzati per le ricadute sull'agricoltura, sulla salute, dal punto di vista economico, il deprezzamento delle case, dei terreni, tutte queste ricadute, no? Che non entrano mai in nessun bilancio. Il costo per le discariche per ogni tonnellata di rifiuti è dai 10 ai 12 euro, per gli inceneritori dai 4,5 ai 21,2 euro, a seconda che si tratti di impianti più o meno vecchi, più o meno efficienti come recupero di energia. Comunque voi vedete che esiste un costo. Nessuno degli inceneritori italiani ha dei rendimenti, delle efficienze che diciamo elevate, quindi su questo non ci sono dubbi. La prossima, ecco, tanto per farvi capire, da questo software uno mette tutto quello che è dichiarato dall'azienda, di tutti gli inquinanti emessi in un anno, ad esempio, dall'inceneritore di Brescia, costano complessivamente 1.480.000 euro, solo per quegli inquinanti che sono presi in considerazione. Il bello è quello, ecco, accedere. La prossima, e finiamo.